Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, sono più 10.925 contagi in 24 ore a ieri, con 165.000 tamponi, 47 morti, altri 439 ricoveri, lieve rallentamento della curva. Tra le regioni il picco maggiore è ancora una volta in Lombardia con 2.664 nuovi casi, seguono la Campania con 1.410 positivi in più, il Lazio con più 994 e il Piemonte con più 970. Con questi numeri il totale di persone contagiate dal virus nel nostro paese supera quota 400.000 dall'inizio della pandemia. Rispetto a una settimana fa però non c'è il raddoppio dei nuovi contagi. Il governo verso una nuova stretta, Speranza dice ristoro per le attività chiuse. Chigi dice anticipazioni di queste ore sono fughe in avanti, domenica comunicazione di Conte. Con oltre 10.000 nuovi positivi al giorno, Palazzo Chigi corre ai ripari. Nuovo DPCM atteso tra domenica e lunedì per limitare la diffusione del contagio. Sulle misure più pesanti non c'è ancora la sintesi. Il ministro ha detto che l'idea di base è l'irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali, prima scuola e lavoro. Nella pubblica amministrazione lo smart working salirà al 75%. Lunedì il TAR Lazio si esprimerà sui ricorsi contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che chiude le scuole in Campania. La Camera è un focolaio, con lupi sono 17 i parlamentari contagiati, Fico concede il primo rinvio di seduta a impasse sul voto a distanza. La notizia rivelata dall'ADN Cronos arriva dopo che nei giorni scorsi sono state accertate le positività di Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia, Maria Stella Germini di Forza Italia e Davide Crippa del Movimento 5 Stelle. L'opposizione chiede di fermare parzialmente i lavori dell'Aula alla Camera appunto per la prossima settimana. Gli scienziati dicono Lombardia, Piemonte e Toscana non applicano a chi era già positivo le nuove norme sulla riduzione dell'isolamento. Lettera del gruppo social pillole di ottimismo, l'ottimismo che viene dalla conoscenza ai ministri di salute, giustizia interni, al coordinatore del comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-19, al capo della polizia. La ratio delle nuove norme si basa sulle evidenze scientifiche. Sarebbe assurdo ritenere che esse siano valide solo per i nuovi contagiati. E le norme che limitano le nostre libertà sono per definizione eccezionali e vanno sempre interpretate, come a tutti noto, in modo restrittivo. Pedofilia, Papa Francesco rimuove un vescovo polacco per aver insabbiato alcuni abusi. Una vittima chiama in causa il segretario di Wojtyla, Monsignor Edward Janiak, che non è più vescovo di Kaslitz in Polonia. La decisione del Santo Padre è arrivata dopo che il documentario realizzato dai fratelli Sekielski ha portato alla luce le accuse contro il sacerdote. Nel frattempo scoppia un nuovo caso, una vittima accusa il cardinale Dziwisz, l'ex segretario del Papa polacco, di non aver mai riferito al Vaticano le molestie subite. Il bottino della Lega in Veneto, 524.000 euro al mese per 5 anni ai consiglieri e giunta di Zaia, così il partito ipoteca il futuro della regione. Grazie al 76,8% incassato dal governatore alle ultime elezioni, il Carroccio può contare su 34 poltrone in consiglio a cui vanno aggiunti gli assessori. La somma di indennità di carica e di mandato, rimborsi e note spese fa lievitare il conto a 31 milioni e mezzo di euro nell'arco dell'intera legislatura. Soldi che finiranno in tasca agli interessati, ma che saranno in parte usati anche per l'attività politica. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli-Atalanta al San Paolo Azzurri in campo dopo le polemiche con la Juve e finalmente il momento di Napoli-Atalanta che si gioca dopo la paradossale serata di Torino quando il Napoli non si è presentato al match contro la Juve perché bloccato dall'ASL. Un episodio che oltre allo 0-3 a tavolino e al punto di penalità per gli azzurri ha lasciato altri strascichi. Oggi insomma gli ultra del Napoli hanno protestato con uno striscione esposto, cioè questo ieri, esposto sul cavalcavia della tangenziale presso l'uscita di Fuorigrotta che conduce proprio allo stadio.
Coronavirus, nuovi record di contagiati in Campania, ieri erano 1410, nuovo record dopo quelli dell'altro ieri, infatti, di contagiati da Covid-19 in un singolo giorno in Campania. Il bollettino diffuso dall'unità di crisi parla chiaro, è il giorno peggiore per la regione dall'inizio della pandemia. Pizzaiolo Coraggio fa arrestare gli estorsori del clan ma emigra in Inghilterra. La denuncia ha denunciato i suoi estorsori, poi si è trasferito preoccupato per l'incolumità della famiglia in Inghilterra. È la storia di Vincenzo Fiore, 42enne pizzaiolo napoletano, che poi proprio nel Regno Unito ha avviato una nuova attività commerciale. Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Cicotti. Il Giro d'Italia passa in Friuli Venezia Giulia. Il 18 ottobre quattro comuni carnici saranno interessati dalla tappa Rivolto Piancavallo. La viabilità sarà modificata e le strade interrotte al traffico a Verzegnis dalle 10 alle 14 circa, a Villa Santina dalle 11 alle 13.45 circa. Negli stessi orari ad Ennemonzo le strade saranno chiuse e saranno consentiti gli spostamenti solo entro le 11. Il passaggio dei ciclisti si sposterà poi verso Socchieve, dove i veicoli non transiteranno se non solo dopo il cartello fine gara ciclistica. Cividale del Friuli ospiterà il Giro d'Italia martedì 20 ottobre e gli atleti del ciclismo effettueranno un duplice passaggio in città in occasione della 16ª tappa Udine-San Daniele del Friuli. Alcune strade saranno interessate da una chiusura totale dalle 9.30 alle 13.30 circa. Un primo percorso comprenderà via Gemona, via Bottego, via Libertà, via San Guarzo e via Valli del Natisone. Un secondo passaggio coinvolgerà via Castelmonte, via Carraria, via L'Europa, via Borgo San Pietro, Ponte del Diavolo, Largo Boiani, via Pellico, via Monsignor Liva, via Perusini, via del Laterano e infine via Moimacco. In piazza Primo Maggio ad Udine sarà istituito il divieto di transito dalle 5 alle 15 di martedì 20 ottobre. Tutti i veicoli in transito verranno deviati in Viale Diaz o in Via D'Azeglio. E in molte piazze di Udine saranno previsti i divieti di sosta dal 18 ottobre al 20 ottobre. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, adesso riprendiamo le notizie dal Friuli Venezia Giulia, dopo aver sentito la nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Cantieri friulani con i soldi dell'Europa, infrastrutture, Green Deal, nuove tecnologie, formazione e soprattutto ripresa economica sono le linee guida europee per usare il Recovery Fund. Insomma, ci sono 10 grandi opere necessarie nella regione, alle prese con la pandemia e la conseguente crisi economica che ha investito il nostro paese, l'Europa e il mondo intero, ci si trova insomma davanti all'orizzonte fosco della riacutizzazione del contagio e delle pesanti ricadute che i mesi di lockdown hanno avuto sul settore produttivo. Schianto tra auto e moto sulla regionale, grave un centauro, l'impatto molto violento nel pomeriggio di ieri tra la regionale e la provinciale a Villanova di San Daniele del Friuli. Grave incidente quindi nel pomeriggio di ieri lungo la regionale 463 nel tratto che prende il nome di via nazionale all'intersezione con la provinciale 74, l'incrocio che porta ad Aonedis nel territorio del comune di San Daniele del Friuli, esattamente nella frazione di Villanova di fronte al Camposanto. Contagio in aumento a Sappada, si valutano misure ad hoc. Contagio in aumento a Sappada, appunto, nel tardo pomeriggio di ieri, riunione tra Comune e Task Force regionale, riflettori puntati su Sappada, dove negli ultimi giorni si è registrato un significativo aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri. Per questo è stata indetta nel tardo pomeriggio di ieri una riunione tra il sindaco Manuel Piller Offer e la Task Force Covid regionale con il governatore Massimiliano Federica, il vice Riccardo Riccardi, il professor Fabio Barbone e il prefetto Angelo Ciuni, appunto per valutare la rapida adozione di misure più restrittive. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.